Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, poi Season, vabbè, sarcazzi, altri aggiornamenti ci sono stati. Questa è un Harvest 1920, continuiamo la campagna della Polania. Quindi credo che devo fare panoramica perché se continuo l'ultimo. Dobbiamo fare le difese di Zalesie. La grande guerra è finita, ma Anna e suo padre trovano il loro villaggio assalito inaspettatamente dalle forze usvietiche. I usviet. Che cercano un enigmatico professore. Tra l'altro hanno tradotto. Non mi ricordo se era già tradotto. Comunque hanno tradotto. Credo che abbiano sbloccato l'altra campagna, perché comunque. No, forse ci sono la panoramica. Vabbè, andiamo avanti con quella della Polania. Tra l'altro hanno iniziato a presentare gli altri paesi che possiamo usare. E la Sassonia ha il tizio con i metalupi. Quindi quando uscirà il gioco io di sicuro userò la Sassonia. Guida un mech fantastico. C'ha tutte le cose più fighe, ce l'ha lui. Vabbè, sono i suggerimenti, con Coltro possiamo fare i gruppi e poi con i numeri li richiamiamo. Selezioniamo, col doppio clic selezioniamo tutte le unità dello stesso tipo. Con Shift mettiamo gli ordini in coda. Possiamo dare la direzione cliccando col destro e tenendo premuto. Vabbè, tanto che giocate vi escono questi suggerimenti, tanto che aspettate di giocare vi escono i suggerimenti. Possiamo trovare delle armi abbandonate sul campo di battaglia. Se facciamo tornare indietro i nostri omini, il nostro plotone è stato ferito, mancano degli omini. Li facciamo tornare alla base e pagando dei soldi ce li rigenera in sostanza. Stessa cosa, possiamo aggiustare le unità meccaniche con i meccanici. E con C e destra facciamo muovere le unità lì indietro. Vabbè, gli stessi suggerimenti che avete visto la volta scorsa sono sempre questi 17 schermate a disposizione. Con le freccette le potete scavare. Ma adesso tocca a noi combattere, direi. Vai. Il mio PC ovviamente si emoziona. Stai calmo, PC, stai calmo. Tirate le ventole. But what can they hope to accomplish? What we all want. Expel Roosevelt from Polania. Without the backing of our military? Well, it looks like Uncle Leh is pretty successful so far. They say the Roosevelt military attaché is beside himself. Attaché. Resistance is outnumbered 10-1. All they do is endanger the truce. And by God, we all need that. But why is there even a truce? What made Kaiser Friedrich and Tsar Nicholas agree to it? Why now? That is a good question indeed. Master Piotr! Master Piotr! In the village, resistance fighters. They are asking for you. Uncle Leh? No, but they say it's urgent. Go to the lumber camp and tell them I'll be there soon. But I want to... Go! Now! And no visits to the damned bear! Lo sento che mi ha salvato nella scorsa missione. Chissà cosa ha lasciato qua. È una cosa di. Qualcosa di utile? No. Come poi obiettivo visita l'Oros. Ma veramente ha detto di no. Vabbè. Allora, ci diamo subito il controllo 1 a lei. Lei in pratica è la bambina che è cresciuta. È un cecchino. E ha. Ok, ci sono passati vicino ma non ci hanno visto. E ha l'Eorzsok, che adesso vedrete che abilità ha. A parte essere un Eorzsok. Secondary objective complete.
San Comandante Rosso. E lei ha l'abilità del cecchino. Rosso invece guarisce nell'unità vicina. Wojtek! Papà! Ah, e non vi dico cosa stanno dicendo perché ci sono i sottotitoli, quindi leggete i sottotitoli e... Ci sono delle risorse qua da poter prendere. Il prossimo partito attacca un bersaglio, richiamarlo, ritorno indietro. Allora, usiamo il cecchino suo. Ok. E, allora, e poi usiamo lo Eros. Lo Eros è un ottimo tank, si prende un sacco di danni e poi guarisce anche, quindi... Multiuso, multiuso. Ovviamente cerchiamo di non perderlo. Qua dobbiamo trovare dei fucili, credo. Scorta di medicinali, ci dice. Ok, non fucili, ma medicinali. Però magari qua c'è un'indicazione, c'è un mech. Un mech taglialegna, cioè, perché i mech li usavano comunque prima della guerra, ma... Ruzviet soldiers, they're looking for someone. Ruzviet? Here? There are resistance fighters in the village. We have to warn them. Stay here. We'll take care of this. Not a chance. Papa is in the village too, and I am the best shot. I'm coming with you. Secondary objective complete. Quindi sono soldati semplici questi, in sostanza. I can do that. Possiamo usare il mech? That thing isn't going nowhere. Peccato, sarebbe stato utile usarlo. Allora, mandiamo avanti i soldati semplici. Perché? Lei è un poco ferita. Ovviamente usiamo sempre i pari, se è possibile. Mi piace molto il livello di dettaglio. Gli facciamo prendere i medicinali così guariscono più in fretta. Qua c'erano i soldati che abbiamo ucciso prima. Dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Eccoli qua. Cerchiamo di stare sempre nascosti. Stavolta non l'abbiamo fatto, ma... Non riesco a capire se gli sta salendo la vita lentamente. Looks like a safe spot.
Spostiamoci di qua. Almeno un po' di gente stecchita, Come vi dicevo nello scorso video, anche se sono missioni di tutorial interruttive, sono comunque toste, quindi giocate bene perché potreste perdere. Io nella terza o quarta missione ho perso miseramente. Ok, abbiamo ucciso tutti. Thanks. You saved our asses. Come on, let's get out of here. Hold on, what happened? Roosevelt soldiers. They arrived shortly after the rebels. They want someone named Dubovsky. Some professor. Dubovsky. He's called up with some others near the marketplace. We've got to help them. Are you crazy? They have mechs and heavy weapons. I'm coming with you. My brother and his family are still there. We're all coming with you. Oh man. Già, tutti con me venite, dai. Allora. What you need? We're ready. Vediamo se troviamo degli altri medicinali. Andando avanti. How can I help? Perché ovviamente adesso non possiamo costruire unità e quindi dobbiamo giocarci bene quelle che abbiamo. Ma vedo dei medicinali. Give us the professor! We know you're hiding him! We don't know any professor! Better to not be exposed. I'm listening. This will put them down. This is it! We don't have to do this! Just leave us alone! Sì, ma state nascosti, ecco. Ci sono rimasti solo due, dai. Andiamo. Ok. Ci siamo quasi. Adesso poi si farà un po' più... Arriva altra gente, insomma. Si invita altra gente al party. Si arrampicano? Non mi sembra che si... Non si sente arrampicare. No, non passano di qua. Il cecchino che sta davanti a tutti è bellissimo. C'ha la plot armor, non può muovere io lei. Allora, anche questo è buono perché li affrontiamo un gruppettino alla volta. E i nemici da affrontare alla fine saranno quelli, non ne stanno generando altri. Quindi se ne riusciamo a far fuori uno alla volta è meglio. Ci viene più comodo. Get him, boy!
Siamo quasi arrivati, dopo. Penso che dobbiamo andare qua. What you need? Let's go. Ok. To give us Professor Dubovsky. We will take him ourselves. Tear the village apart. Find the professor. Are you ready, Mac? Not a sound. Then stay right here. I'm going to lure them away. And I'll come right back when they are gone. What do they want? Why are they here? Stay here. No! Papa! You and Professor Dubovsky? Here I am. Come and get me. Ma nessuno gli spara, lo inseguono e basta. Che so che è un nascondino. Vabbè, abbiamo scoperto che il papà c'ha un braccio con i superpoteri. Aiutare i village people qua. How can I help? E qua ci sono gli altri nemici nascosti che vi dicevo. Beh, queste unità qua non fanno parte del nostro esercito, però se le riusciamo ad aiutare è meglio. Dobbiamo agire velocemente perché sennò perdiamo gli omini. C'è un tizio che sta andando a fuoco. Ah no, è passato di livello. Compriamo i soliti medicinali e qua sarà tosta, siamo in mezzo a due accampamenti nemici, diciamo. Ok. What's next? Be there soon. What do we do now? Heading over. What you need? I'll get there. Looks like a safe spot. It's the resistance. We have to help them. Tell me, hang in there.
Dobbiamo far fuori quelli con le granate, come prima cosa. Fammi prendere le granate, così abbiamo un'opzione in più. From our leader to his brother Piotr. Then the Roosevelts attacked. Piotr Kos is my father. What do they want from him? Your uncle Lech's niece? That explains a lot. You wanna come with us? We're trying to link back up with the group. Sorry, no. I have to find Papa. Shame. The resistance needs people with balls. Persone con le palle. O con un orso assassino, a scelta. Allora, chi se ne va via? Questi qua se ne vanno via. Ok, questi rimangono. Armi in ordinanza, armi in ordinanza. Sono tutti fucili normali, quindi sono come quelli che abbiamo noi. Ok. Dei nemici qui sopra. No other way. Need something? Take this. Protect the village. Oh, ha fatto un bel po' di danni almeno. Sento dei mitragliatori qua. Messo male noi rosso, Ce l'abbiamo fatta però. That was close. What were those bastards doing here? They were looking for someone, but my father lured them away. I saw him destroy the bridge. I can barely believe it myself. So your father is responsible for all this. Don't talk nonsense. We're wasting time. My father fled to the north. We have to help him. Do we? Do you really want to give up one of our own to the Roosevelts? Come on. He's not one of us. We should help him either way. He has some explaining to do. Let's go then. Ma anche perché la figlia li ha salvati, quindi. What do we do now? Allora, c'erano delle neonate che voglio andare a prendere, ok? Adesso facciamo zig zag tra i vari rifornimenti e andiamo verso Neon. Siamo tutti pieni di vita, quindi di andare semplicemente avanti. Anche qua siamo tutti pieni di vita. Qua ci dovrebbe essere qualche nemico. Aspettiamo. Sento suono di nemici. Eccolo! We've lost the squad.
Soviets will join us. Can we do something? We'll get it done. Ok. C'è un altro suggerimento, che se torniamo indietro qualcun altro si unisce a noi, ma non mi piace questa opzione. Sì. We need reinforcements. We'll join you. Let's show these pigs. Ok, altra gente si è unita a noi, fantastico. Sono un botto di granate. Not many, I hope. For them and for us. Using cover. Let's do it. I'm listening. Where to next? Cacchio. What you need? Need something blown up. Ok. Ho intravisto uno di loro. Vado a fare da esca e poi torno indietro. Dai che tosta la ragazza. Continua ad arrivare gente, oh. Ma finiamo. Allora, sto andando a prendere le granate. Intanto andiamo avanti con questi. Over there, a heavy MG. Careful. It will tear us apart if we attack it head on. Just like Yannick showed me. We're listening. I'm listening. Grenades ready. Here we go. Need something blown up? Making our way over. Ok, allora. Ok, hanno mollato. Capiamoci che qua si è messi molto molto male, eh? How can I help? Whatever helps. Mandiamole a recuperare un po' di vita. Siamo quasi arrivati, eh? Però con le unità ridotte così non è il massimo. Andiamo ad aiutare sto bambino. Qua, vai. Looks
Perché non lancio la granata? Ah, ok, l'abbiamo perso, è esploso tutto. E la granata è arrivata a effetto ritardato, vabbè. Allora, qua vedo degli esplosivi, molto interessante. Riesco a salire di qua? Non mi salivo. Ah, ok, l'ho fatto il giro dall'altro lato. Va bene, credo che sia il video finale questo. Terribile, sta macchina con i lanciafiamme è... Ah, mi vanno altri mech! Non sta andando bene, non sta andando bene! Dai che sei incazzato come una biscia, adesso col potere dell'incazzamento farò qualcosa. Di fare in modo che l'altro gli colpisca la corazza posteriore, ma non è facile. Grande Anna! Ok, avete visto, comunque ho rischiato di perdere, non abbiamo fatto l'obiettivo secondario, niente, e quindi già qua si capisce che è tosta la campagna, il tutorial continua. Volevo farvi vedere anche il video, se mi fa fare continua.
Andiamo a separare in automatico, non lo devo caricare io. Anna, what are you doing? I know you told me to wait, but Papa. C'è un marcio meccanico praticamente. I'm sorry, I'm so sorry. Come, there are many wounded. We'll help them, and then we'll go west where they can't find us. What the hell did you do, Piotr? Why were they looking for you? He just told them what they wanted to hear. He was saving the village. Then tell me. Cavolo! No! Ah, professor. You're a hard man to find. Nonchalance è sceso. This is exactly why we need access to the factory. That little boy of yours just broke state of the art Ruskin. Any chance you can get me one? I don't know how to get into the factory. I heard differently. You and your friend Steinmetz, you are the keys. Dramatic. We're done here. Take him. Yes, Colonel Zubo. Zubo. A Zubian. Niente, quindi ci hanno derubato il papà. A noi non ci hanno fatto niente, però, vabbè. She saved many of us. After her father caused all of this, it was a lie. He was never one of us. Mario, Conrad, Antonio, they are all dead. We have to find my father. Haven't enough people died already? We are not doing anything. Leave! They went northeast, towards the railway. Thank you. Ok, quindi concludiamo qua la seconda parte della campagna. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata. Ciao!